L'alcol denaturato è uno dei prodotti maggiormente a ruba in questa emergenza e non manca chi ci specula. Su internet sono acquistabili flaconi al costo esorbitante di 20 euro al litro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che deve autorizzare e assistere la produzione di alcol denaturato, scende in campo per semplificare e velocizzare l'iter burocratico. Questo consente agli operatori di avere rapidamente l'autorizzazione all'impiego dell'alcol etilico denaturato o denaturante speciale che poi viene utilizzato per la produzione di igienizzanti. L'ufficio poi delle dogane di Pescara rilascia quindi velocemente le autorizzazioni, praticamente le rilascia in giornata rispetto alla richiesta degli operatori e poi provvede a mettere a disposizione con immediatezza anche il personale che deve assistere ai fini dell'accertamento la produzione poi dell'alcol etilico denaturato o denaturazione speciale. Quindi le fasi che vedono l'intervento dell'ufficio delle dogane sono la fase autorizzatoria, fortemente semplificata, grazie alle disposizioni del direttore generale dell'agenzia, e la fase di produzione presso il produttore autorizzato dell'alcol denaturato o denaturazione speciale. Noi dobbiamo assistere ai fini dell'accertamento, perché appunto ricordo che c'è l'esenzione dall'accisa e dall'IVA sull'accisa in questo modo. Questo è per permettere l'acquisto in esenzione d'imposta. L'Abruzzo produce una grande quantità di alcol denaturato, che consente di rifornire di igienizzanti enti sia pubblici che privati, sia locali che extraregionali. Dall'8 marzo ad oggi si è stato autorizzato e prodotto circa 500.000 di litri di alcol denaturato, sia con denaturazione speciale che con denaturazione di euro denaturante, il cosiddetto alcol rosa, quello che si trova alla vendita al dettaglio. In Abruzzo è presente una distilleria che è autorizzata alla produzione di alcol denaturato con denaturazione e grazie a questa distilleria appunto e a tutta la semplificazione procedurale con l'impegno dell'ufficio si riesce quindi a produrre questa grande quantità.